Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Game Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Come al solito, oggi parliamo dell'espansione che sta per uscire. In questo caso ragazzi parleremo di Antichi Guardiani, Ancient Guardians. In realtà dovrebbe essere Guardiani Antichi, però in Italia hanno deciso di tradurlo come Antichi Guardiani. Sono scemi. Vabbè, in ogni caso, è il set che uscirà da noi speciale il 6 maggio. Ufficialmente il 7, ma già dal 6 sarà disponibile. Ed è un set deck build pack, insomma, stile Secret Layers o Genesis Impact, dove ci stanno tre mazzi nuovi esclusivi più qualche ristampa. Io direi, cominciamo a leggere. Al momento, come potete vedere, sono sulla Wikia. Per quale motivo? Perché sostanzialmente la lista completa non è disponibile sul Yu-Gi-Oh! Card Database. Dicono che sarà disponibile dal 6. Nemmeno su Car Market sono presenti gli articoli in prevendita. Quindi di conseguenza ho detto, vabbè, sti cazzi, tanto più o meno si sa quali saranno all'incirca le cose di valore, quindi di conseguenza registriamo comunque. Ovviamente ragazzi, la lista completa la sapevamo già da tempo, comunque il set così come è uscito in Giappone viene completamente importato da noi, semplicemente da noi ci sono delle ristampe diverse che sono state già annunciate e quindi di conseguenza il set già si sapeva. Quindi la Wikia ci dice che è un set che esce, doveva uscire il 30 aprile, ma è stato posticipato a causa del Covid, va bene. Introduce tre nuovi archetipi che sono Ursarctic, Ogdoad e Doremichord, Sodoremichord, insomma quell'archetipo là di Pendulum nuovi. Solfachord, che poi si traduce in Sodoremichord, Sadoremichord, Dododoremichord, vabbè, cose del genere. E ovviamente contiene 35 rare, 15 super e 10 ultra, che sembra essere il nuovo metodo di creazione, mettiamola così, di questi pacchetti. Perché prima i deck build pack da noi avevano solo secret e super. Da un anno, o in realtà abbastanza meno, hanno deciso di prendere la cosa che hanno fatto in Toon Chaos e renderla praticamente staple per tutti i pacchetti del genere, a quanto ho capito. E quindi di conseguenza avremo le ultra, le super, le rare e 15 collectors. Qui ci sono anche le rarità, perché comunque dei pacchetti, dei set, dei veri e propri pellet di box sono stati aperti, dei case veri e propri, quindi di conseguenza sappiamo anche le rarità. Partiamo dal primo mazzo, che è Ogdoadic, che è molto interessante. Ne ho già parlato di questi mazzi nella serie Meteor Meme, quando vennero presentati all'epoca in OCG. Molto interessante Ogdoadic, da come avete visto dalla tier list lo ritengo veramente un buon mazzo che promette veramente molto bene. L'ho messo in alto nella tier list, assolutamente. È un mazzo che si basa sul cimitero e che si basa anche sui tributi per evocare specialmente. Può essere giocato insieme a Lair e quindi di conseguenza ha diversi modi per essere costruito, insomma. Veramente molto interessante come mazzo, molto simpatico. E ovviamente per questo mazzo hanno ristampato la Snake Rain, che da questo set esce anche Collectors, ed è veramente una carta fondamentale per questo archetipo. Poi abbiamo Solfachord, insomma, è un mazzo che si basa sulle scale di note, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, appunto. In Giappone la prima traduzione che era stata data era Doremichord, e qua viene tradotto come Solfachord. Da noi ho visto che addirittura alcune carte vengono tradotte come Sodoremichord, che ricorda molto Sado, ma non andrò oltre. In ogni caso, un archetipo veramente molto interessante, Pendulum, che si basa sulle scale Pendulum pari e dispari. È molto difficile da sfruttare, veramente complicato da utilizzare e da gestire. Un mazzo Pendulum veramente molto singolare e che va a creare questa nuova strategia per quanto riguarda le carte Pendulum, che non si era mai vista prima. Veramente molto molto interessante anche questo, forse l'anello più debole di tutta l'espansione. E poi abbiamo gli Ursarctic. Ursarctic, che sono un archetipo sincro, bellissimo secondo me ragazzi, perché hanno preso la meccanica sincro, gli hanno detto ok, cambiamola. E letteralmente loro hanno preso i sincro che si evocano da sempre per addizione. Cioè tu prendi un mostro Tanner di tot livello, prendi un altro mostro non Tanner di tot livello, per esempio per fare Stardust prendi un Tanner 1, un non Tanner 7,
7 più 1 8 e fai Stardust. Questo invece è un archetipo che si basa sulla differenza, quindi si va ad evocare sincro per sottrazione. È bellissimo, perde un sacco di risorse molto facilmente, e anche questo è molto difficile da sfruttare. È un mazzo molto interessante che ha creato il primo mostro di livello 1 sincro, perché prima appunto non potevano essere creati i mostri sincro di livello 1. Questo ha fatto creare il primo mostro di livello 1 sincro, che è sostanzialmente lui, sta Polari, eccolo qua. Lui è il mostro sul quale gira tutto, ma ve ne parlai già tempo addietro. Questo mazzo è veramente molto 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 interessante, ragazzi, perché questa cosa del evocare tramite sottrazione è molto particolare e secondo me può giocare a suo favore. Ovviamente servirà del tempo per studiare delle strategie e delle liste buone per questi mazzi, perché sono praticamente tre meccaniche completamente nuove e quindi di conseguenza ci vorrà un po', mettiamola così, per utilizzarli bene e per fare delle buone liste. In ogni caso, un mazzo veramente molto interessante. Ovviamente, ragazzi, per quanto riguarda i mazzi, Ogdoad è assolutamente quello che si prospetta meglio, poi secondo me Ursarctic è il secondo migliore e Solfachord è il terzo. Anche se potrei anche sbagliarmi e magari Solfachord diventa il mazzo più forte dell'espansione, non si sa, insomma, più utile, cose del genere. Ovviamente, ragazzi, sti mazzi avranno tutti dei supporti nelle espansioni successive. E poi abbiamo un set di ristampe: Venominon, Venominaga, Ananta, Skullmeister, Light Serpent, La Serpendron, Punctops, insomma, ve ne ho già parlato nello Yu-Gi-Oh! Giornale di tutte queste ristampe. Quindi questo è il set Ancient Guardians che uscirà il 6 di maggio. Adesso, ve lo consiglio? Ragazzi, secondo me vale la pena investire nel set. Ha tre mazzi che sono tutti e tre divertenti, tutti e tre con strategie nuove, delle meccaniche nuove molto carine, e tutti e tre promettono abbastanza bene per il futuro. Quindi io vi dico, secondo me è un potenziale set sul quale investire. Secondo me tutti e tre i mazzi meritano interesse, mettiamola così, perché comunque sono veramente molto 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 fighi e potrebbero essere in futuro anche molto 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 forti. Magari non immediatamente, sì, però è secondo me un buon set su quale investire. Secondo me promette veramente bene. Molti lo stanno snobbando, stanno dicendo boh, ok, è un set mediocre. Secondo me no, secondo me se vi piacciono questi mazzi vi conviene tirar su queste carte. Soprattutto, ma in realtà nessun soprattutto, cioè io vi direi soprattutto i sincro. Però sono tre tipi di mazzi che conviene tirar su in ogni caso, perché insomma Pendulum è una meccanica enorme, cioè più che altro è un archetipo enorme, quindi va bene. Il mazzo sincro può vedere degli utilizzi in futuro, come anche dei supporti veramente grossi, e Ogdoad potrebbe veramente entrare nel meta nel caso la banner di luglio vada a segare un po' di roba tipo drago, cose del genere. E niente, questo era il mio pensiero per quanto riguarda Ancient Guardians. Ragazzi, scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate del set e scrivetemi anche se pensate di investirci o meno. Noi ci vediamo come al solito domani 15 con un nuovo video. Vi ricordo che su Magic Corner potrete ordinare booster pack oppure box per quanto riguarda questo set. Correte qua sotto in descrizione nel caso se li volete. Oh, ciao ragazzi.